Francesco Bellini, sindaco di tutti, governatore della Calabria. Grazie. Abbiamo fatto tantissime manifestazioni, ci siamo detti tante cose, adesso troviamo, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo, però sarò breve, sarò sintetico per dare la possibilità al presidente Gasparri di fare le conclusioni, visto che ancora una volta non vuole e non ha voluto far mancare il suo apporto in questa campagna elettorale, visto che lui è frequentatore di questa nostra regione, è solito presenziare non soltanto alle tornate elettorali ma anche a tantissimi altri momenti importanti della vita della nostra comunità regionale. Io vorrei cominciare con una battuta, perché ieri mattina ho aperto un giornale calabrese, un quotidiano calabrese, la Gazzetta del Sud, e mi sono trovato in questo confronto che fanno i vari candidati in accoppiata, mi sono trovato una accoppiata inedita e ho visto una foto gigante che campeggiava in questo giornale, che era la foto, non so quanti di voi hanno avuto modo di vederla, una foto di Bova e di Fuda. 150 anni in due. Diciamo così, la prima cosa che ho provato, ho detto grazie perché ci avete dato un sostegno, come dire, che la Gazzetta guardi un'altra cosa. Cioè il titolo ideale era quello, ecco per i Regini il museo dell'archeologia della politica, no? Perché sono datati, sono veramente datati, soprattutto il punto di vista, ed è la dimostrazione che si tende a riciclarsi, a recuperare una presenza. Però guardate, in politica bisogna dare quando si ha la possibilità di dare, non quando sei venuto meno ai tuoi impegni, ai tuoi compiti, alle tue funzioni e poi pensi di poter recuperare in una postazione diversa ciò che non sei riuscito a fare quando eri al governo. Questo è diretto a Pietro Fuda, quando ha avuto ruoli importanti e si è liquidato da solo con le sue esperienze, facendo scelte che hanno lasciato perplessi tutti. Lo stesso dicasi per Peppe Bova, che tutto sommato ha fatto anche il presidente del Consiglio regionale ed era un uomo di governo del centro-sinistra, ma che non può raccontarci nulla di 5 anni, perché lui è stato tra quelli che ha vissuto un conflitto perenne e costante all'interno del suo partito. E allora io credo che dobbiamo continuare a recuperare quel filo conduttore che oggi ci ha portato in questa campagna elettorale ad essere diversi. L'altro giorno, sabato, al Consiglio regionale, alla Sala Calibri, io ho detto, ma mi faccio una domanda, ricordate chi è stato che per la prima volta ha parlato in Calabria del modello Reggio? È stato Gianfranco Fini, quando disse a Reggio Calabria, ecco il modello, questo è il modello Reggio, poi andò a Palermo il giorno dopo e disse in quel contesto palermitano, vengo da una città che è Reggio Calabria, dove voglio che si esporti nel mezzogiorno il buon governo che è il modello Reggio. Quando io ho detto questa cosa, ho detto che quelli del FLI, quando parlano male del modello Reggio, offendono il loro leader, quindi Gianfranco Fini. Bene, sapete che cosa ha portato come contenuto diverso la signora Angela Napoli ieri in una sua, diciamo, manifestazione? Non so se c'erano 30 o 40 persone, poco più o poco meno, questo non è dato sapere. 22, 42, 62, insomma non cambia. Ha detto, noi dobbiamo combattere il sistema Reggio. E allora, forse su questo ci possiamo ritrovare, perché il sistema Reggio noi l'abbiamo combattuto quando governavamo. L'abbiamo combattuto il malaffare, le cricche, gli affarismi di questa città. Li abbiamo lasciati fuori per 8 anni dalle logiche che hanno guidato la buona amministrazione di questa città. E allora, io credo che superando anche questo aspetto, diciamo così, critico che si verifica in questa tornata elettorale, perché tanto è un rincorrersi di aggressioni alla nostra gestione, alla nostra azione, io continuo a dire e a sostenere che noi non ci possiamo dimenticare cosa sono stati 8 anni importanti di impegno di un gruppo dirigente che ha fatto quadrato, che ha dimostrato di amare profondamente questa città con l'azione costante, quotidiana. Poi a volte
non sempre tutto riesce in maniera perfetta, purtroppo stiamo pagando l'errore di una sola persona che ha cercato di far condizionare da questi signori squali del centro-sinistra, di condizionare un'intera stagione cercando di giocare la loro campagna elettorale su queste vicende. Purtroppo di una persona che poi ha pagato col prezzo più alto con cui si possa pagare sulla nostra campagna. E però questa dice lunga sullo squallore infinito di questi soggetti, perché essendo privi di contenuti, di valori, di idee, essendo privi di ogni concetto basilare per fare politica in una città nobile come la nostra, continuano ad aggredire il nostro agire, le nostre scelte, il nostro modo di fare politica, i nostri risultati. Quanti di noi abbiamo visto quanti erano i detrattori quando incominciavamo a realizzare le opere legate magari al Tapirulan, quanti magari contestavano Piazza Castello, quanti magari non erano d'accordo sui lidi sul lungomare, quanti non erano d'accordo quando abbiamo fatto tutta una serie di altri interventi, magari delle tante piazze realizzate, quanti non erano d'accordo o dicevano, rivendicavano i meriti del Palazzo di Giustizia che fu, diciamo così, avviato grazie all'impegno del sottosegretario Valentino, così come ho ricordato sabato, quante altre opere importanti in lungomare zona sud in cui si sta lavorando con l'abbattimento di centinaia di vecchie casupole abusive che vi darà slancio a quella parte di territorio, i lavori sul lungomare nuovo di Gallico, ma non sono soltanto opere enunciate o dichiarate oppure azioni fatte con i giovani della terza età di Evergreen, i nostri bambini con i centri estivi e con qualsiasi altra iniziativa che abbiamo prodotto in questi anni cercando di recuperare un'azione mirata. E lo dicevo l'altro giorno col ministro Alfano, in questa città quelli che parlano di legalità si dovrebbero vergognare, perché la differenza tra noi e loro è che mentre io ho avuto un capogabinetto che si chiamava Franco Zocchi, gli altri avevano un capogabinetto che era l'interfaccia con i poteri criminali di questa città, che andava a raccontare e a sentire ciò che si diceva rispetto agli agire sul nostro territorio. E allora ci fosse stata questa magistratura al tempo, quando ci si poteva sedere, chi è che si è dimenticato? Quando si diceva in questa città che prendere un caffè non è reato, chi è che se ne è dimenticato? Prendere un caffè non è reato, e noi abbiamo vissuto 8 anni all'insegna che prendere un caffè in questa città con chi non è dentro di noi, di stare con noi, era un reato. Questa è la differenza, in questa città tra questa classe dirigente e quella falsa classe dirigente che ha governato, che ci ha dato lezioni di moralità, di legalità, che ha fatto i concorsi con i figli della fronte al libro contro la gente onesta. Vergognatevi, vergognatevi, i nomi sono scritti, sono all'interno dell'amministrazione. I figli dei mafiosi che erano bravi hanno vinto i concorsi pubblici. Questo è stato l'esempio che avete dato in questa città. Noi abbiamo lavorato per mantenere fuori dalle nostre sfere di competenza queste logiche perverse, le abbiamo combattute. Noi abbiamo fatto uno, e ribadisco questo concetto, facendo una scelta molto chiara. Uno, recuperando un concetto importante, il primo che abbiamo realizzato è stato il piano spiagge, che per la seconda volta abbiamo approvato qualche anno fa con Peppe Raffa assessore. Due volte il piano spiagge che consente la realizzazione del nuovo arenile di questa nostra città, l'utilizzo in termini produttivi e di sviluppo. L'altro era legato ai beni confiscati. Sì, loro, gli uomini dell'antimafia, che mi hanno lasciato in eredità il 90% dei beni confiscati alla mafia, che non erano riusciti a destinare o forse non avevano voluto destinare. Dopo io sono stato quello che ha firmato di suo pugno l'espulsione, diciamo così, entro i termini di legge, delle famiglie che occupavano abusivamente i beni confiscati. E ho messo una firma Giuseppe Scopelliti, diretta alle famiglie Condello,
l'abate e lo giudice. Per Dio non lo parlare. Poi abbiamo fatto qualcosa di più. Siamo andati a utilizzare questi beni, a ristrutturarli e a darli al servizio della collettività, offrirlo al servizio della collettività. Dopo abbiamo creato il piano della cartellonistica, abbiamo ridato decoro a questa città rispetto ai tanti cartelloni abusivi, rispetto al tanto selvaggi cartelloni che c'erano in tutta la città, che deturpavano anche il nostro paesaggio, il nostro territorio. E quindi abbiamo fatto anche questo. Poi abbiamo incominciato a disegnare il piano strutturale comunale, che è il vecchio piano regolatore, perché l'amministrazione di centrosinistra, come disse il professor Imbesi, consulente al tempo del governo di centrosinistra in città, nel 2005 in un convegno, disse: io sono stato nominato consulente, mai è stato fatto un bando in questa città per il piano regolatore, perché il sindaco del centrosinistra, l'amministrazione del centrosinistra non ha mai voluto che si facesse il piano regolatore. Noi abbiamo approvato il piano strutturale comunale in giunta. Il Consiglio lo dovrà fare prossimamente, lo farà sicuramente subito dopo l'insediamento di Emi Arena, e questo è un altro tassello importante che tende a creare una condizione di equilibrio e di studio del territorio, dicendo qua si può costruire, questo è urbanizzabile, qua no, quindi dettando i tempi dello sviluppo di una città, cosa che altri non avevano fatto. E allora io credo che queste siano cose che in una città moderna, come forse sono tante nel nord del paese, sono state già fatte queste cose 20 anni fa. Beh, noi le abbiamo fatte 28 anni in cui noi abbiamo governato. E altri se ne sono dimenticati, non hanno avuto tempo, non lo so. So soltanto che noi ci siamo appellati a questo tipo di criterio e di logica, cercando di conseguire il risultato per il bene comune e guardando l'idea di far crescere questa città, consolidando un percorso legato alla sua sicurezza e alla legalità. E allora, oggi, risponde qualcuno, Scopelliti parla delle opere di compensazione del ponte, del lungomare, Acciarello, Catona, Bolano. Dice, è una mia idea. Per carità, lo sapevo che qualcuno sarebbe uscito, non è uscito Loiero, perché Loiero non sa neanche dove è Bolano o comunque Catona, è chiaro, è uscito Boa. Dice, è una mia, nel mio programma, lo leggerete. E poi esce l'altro, Michelangelo Tripoli, e dice l'interramento della stazione del ferrato fino al calo Pinace è uno studio, l'avevo detto, tanto sono corretto che in piena campagna elettorale avevo dato riconoscimento anche al Pierino della politica reggina, o meglio calabrese, quando sedeva nei banchi del Consiglio regionale. Però sapete quella differenza tra noi e loro, anche questa volta, ancora una volta, che mentre loro lo mettono magari nei loro programmi, nelle loro idee, nei loro progetti, noi ci abbiamo messo i soldi per realizzare le opere. Questa è la differenza che contraddistingue una classe dirigente rispetto a un'altra, perché quando parla Scopelliti e dice che faremo con 200 milioni di euro l'interramento del ferrato fino a dopo il calo Pinace, lo dice perché già ha avuto l'assicurazione dal ministro Fitto che nel piano per il sud, quando sarà approvato, ci saranno i soldi per realizzare quest'opera. E oggi lo dice Cova o di Michelangelo Tripoli, chi lo mando, ma se non hanno trovato ascolto quando c'era il governo Prodi e il governo Loiero, chi mai potrà accontentare questi signori? E allora questa è la differenza. Quando Beppe Raffa e Emi Arena, se riusciranno a farlo da qui a venerdì, potranno presentare quello che è il piano della mobilità della città, un grande lavoro che abbiamo fatto in pochissimo tempo, dovete farlo. Dovete dimostrare alla città che lì ci sono altri 117 milioni di euro che noi con i fondi FAS andremo a finanziare e che sono progetti che il vecchio governo della regione ci aveva detto che non erano finanziabili, e poi invece col governo Scopelliti la stessa opera, gli stessi progetti sono finanziabili. Questa è la differenza. Questa è la differenza che noi abbiamo vissuto con un governo regionale dove Scopelliti era il nemico da abbattere, non Scopelliti era il capo di una comunità, era il capo di una comunità ed era il sindaco di una bellissima e straordinaria città che si chiama Reggio Calabria. Questa è la differenza. Dove ci hanno visto sempre pochi nemici e tutti gli assessori e consiglieri che stavano là erano in silenzio, perché se no venivano soffocati o venivano cacciati. Questa è la differenza tra noi e loro. E allora oggi, io l'ho detto, lo ribadisco e concludo, abbiamo fatto un piano. Nel piano di rilancio per il sud abbiamo chiesto il finanziamento e il completamento
della strada delle Serre, senatore Bevilacqua. Abbiamo chiesto che vengano anche recuperati i 70 o i 100 milioni quanto servono per il completamento della trasversale delle Serre nel piano per il sud, l'interramento per la città di Reggio Calabria, l'idea di recuperare per Crotone la vecchia Crotone, che anche ieri il presidente Berlusconi ha fortemente ricordato, l'idea di creare il collegamento del Saputo che collega una parte della Sila tra il Cosentino e il Catanzarese, 5 grandi interventi nelle 5 grandi province. Questa è la visione che ha questa classe dirigente. Non abbiamo deciso di fare ciò che hanno fatto gli altri, abbiamo pensato e continuiamo a pensare allo sviluppo armonioso di un intero territorio, di un'intera comunità, concentrandoci sulle grandi opere, anziché fare, come diceva il ministro Fitto ieri, come era previsto nei fondi FAS, fare 3.000 progetti, avevano studiato 3.000 progetti da 100.000 euro, perché comunque 3.000 progetti significa fare a 100.000 euro, fare clientela con i sindaci per accontentarli, no? Lo sviluppo passa attraverso le grandi infrastrutture, attraverso la capacità di creare grandi progetti e di lanciare le grandi sfide per la ripresa di questo nostro territorio. E allora, mentre loro continuano a fare parole, noi continuiamo a dare risposte, risposte importanti. E che qualcuno mi smentisca con le carte quando hanno scritto quelli del Partito Democratico che tutto ciò che ho detto io per la città di Reggio era stata opera loro, mi dicano dove sono le carte. Io ho fatto la conferenza stampa dando gli atti deliberativi a tutti i giornali in modo che ognuno fosse documentato punto per punto. Non abbiamo visto un solo atto deliberativo da parte loro che ci documentasse fino in fondo dove vi era scritto e dove vi erano gli atti e gli impegni di spesa relativi agli interventi che noi abbiamo intrapreso. In un solo anno, questi soldi che noi abbiamo portato qui in un solo anno, da Bilardi a Fedele, a Sarra, a Nicolò e a tutti gli altri colleghi, a Imbalzano, a Vilasi, a tutti gli altri che siedono in consiglio regionale, tutte queste risorse che noi abbiamo portato in questa città in un solo anno, noi non le abbiamo viste in 10 anni almeno da parte della regione, anche quando governava un tempo il centrodestra. Però le abbiamo portate a Reggio Calabria, caro presidente Gasparri, come le abbiamo portate in altre parti della Calabria. Abbiamo fatto un'azione mirata, tesa a creare una grande sintonia per rendere questa regione una vera e grande regione, un unico grande territorio. E quindi ecco perché oggi abbiamo tutti i titoli, ancora una volta, per presentarci davanti agli elettori, per arrivare in questi ultimi giorni di campagna elettorale, a ribadire sempre con fermezza e con forza che noi vogliamo vincere queste elezioni, perché Degna Arena deve diventare il sindaco di questa nobile città, perché Beppe Raffa deve diventare il presidente della provincia, perché noi vogliamo governare ancora, perché abbiamo i titoli per farlo, abbiamo gli strumenti, abbiamo le idee, abbiamo i progetti, abbiamo soprattutto il coraggio per affrontare una campagna elettorale come questa e parlare in maniera diretta ai nostri concittadini. E allora ecco perché oggi, a concludere questa manifestazione, questa bellissima manifestazione, abbiamo chiesto al presidente Di Gasparri di venire in Calabria in questa sua 2 giorni di presenza, perché lui è uno che conosce perfettamente quali sono i nostri desideri, quali sono le nostre ambizioni, sa molto bene cosa abbiamo messo in campo in tutti questi anni. Non conosce soltanto i progetti, ma sa anche le nostre ansie, le nostre ambizioni, i nostri sogni. Li conosce perché con noi per tanti anni, nei momenti anche più difficili, caro Maurizio, quando io ero sindaco, tu li hai condivisi. Quando non vi era certamente il 70% in città, tu eri tra quelli che mi sei stato più vicino, assiduamente e costantemente vicino, e io ti dico grazie, perché poi abbiamo lavorato insieme, in sintonia con tutta questa classe dirigente per costruire questa grande opportunità. E allora il ringraziamento va ovviamente a tutti i parlamentari, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, gli assessori comunali, il presidente di circolo, a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato insieme, in maniera unitaria, per costruire prima un grande partito che sia al passo con i tempi e dopo ancora di più un grande partito che sia in sintonia col territorio. Questa è la vera grande scommessa da cui partiamo e che oggi consegniamo all'attenzione del territorio e dei cittadini,
non soltanto un'idea unitaria di sviluppo della nostra città e della nostra provincia, ma anche un partito unito, dall'altra un fuoriuscito che crea un'aggregazione, una parte del PD che va via, dall'altra ancora un uomo del PDC che, non trovando il PD un uomo da mettere in campo credibile e spendibile, prende uno al PDC e lo fa diventare suo a dogiare le elezioni, dall'altra ancora il Partito Comunista dei Lavoratori che è il suo candidato, una sorta di accozzaglia di sigle e di personaggi ambigui e incapaci a dare risposte, che cercano di riciclarsi per dare forza a un progetto che non è centralmente quello, che guarda lo sviluppo e la crescita della nostra città. Questo è lo scenario che abbiamo di fronte, ecco perché noi, così come dicono i test di queste ultime ore, abbiamo vinto questa campagna elettorale, vinceremo il 15 e il 16 di maggio le elezioni, le vinceremo al primo turno, perché i dati sono chiari, eloquenti, e possiamo dire ancora una volta a questa sinistra: andate a casa, cominciamo a fare politica nelle strade e nelle piazze, avete sbagliato l'indirizzo e noi siamo i giudici veri testimoni che potranno portare avanti un progetto di sviluppo e di crescita di questa comunità, perché noi siamo gli unici veri che hanno la nostra legge, noi siamo gli unici legittimati